Buongiorno, buongiorno a tutti, questa entrata stilosa con la mia faccia e non con il gioco. Perché? Perché se ho impostato tutto bene con... Che bella canzone. Se ho impostato tutto bene con titolo e categoria, farò di fantasia, no, oggi solo un breve video in realtà. Più che una diretta. Diciamo che è pensato più come formato per video che per una diretta. Questo perché vorrei parlare sia del gioco, dei miei pareri sul gioco, sia del fatto come è finita la serie. Allora, di base diciamo che la serie è finita perché è scaduto l'abbonamento. Ci sarebbero stati mille modi per finire il gioco, no? Nonostante l'abbonamento fosse scaduto. Ovvero avrei potuto rinnovarlo. Voglio dire, con 5 euro avrei potuto giocare un altro mese. E non è detto che non lo farò, visto che manca solo il boss finale. Anzi, solo l'ultima forma del boss finale, sono lì davanti. Dicevo, non è detto che non lo farò. Però non l'ho voluto fare adesso. Questo perché il gioco è fatto in un certo modo. E questo certo modo in realtà è bene, nel senso è fatto bene. I suoi sistemi sono tutti o molti molto interessanti. Però la combinazione di questi sistemi, secondo me, fa in modo tale che il gioco risulti. Il ritmo di gioco risulti penalizzato, ecco. Ho deciso anche di farlo così il video, cioè la live che sarà poi esportata come video, perché recentemente ho parlato del gioco con alcuni amici e tra l'altro sono molto più impostato, cioè di solito parlo, no? Nelle live con persone, cioè con i miei amici che conosco. Invece qui lo sto facendo quasi come se già pensassi che lo veda qualcuno di diverso. Vabbè, comunque. È ricominciata la canzone intanto, credo. Vabbè, comunque. Siccome appunto ho scritto con altri amici dei pareri sul gioco e sul perché nonostante. Sul perché nonostante sia così. Ben congegnato, no? E tutto quanto, a me alla fine si è risultato pesante. Vorrei non leggere in realtà quello che ho scritto, vorrei più, diciamo, interpretarlo, cioè nel senso andare a braccio e farlo essere un discorso sensato da dire a voce e non letto, insomma. Vorrei vedere anche se nell'enciclopedia dei JRPG c'è Phantasian, perché è uscita nel 2021. Come Phantasian, credo dopo. E vorrei anche non avere questa maglietta addosso perché probabilmente parlare male di Phantasian mentre indosso una maglia di Final Fantasy XV è ridicolo. Però vabbè, ho questa e me la tengo. E intanto prendo l'enciclopedia perché per vedere se c'è Phantasian e dopo tirerò fuori il documento da cui, insomma, prenderò i punti per Phantasian. Phantasian, prenderò i punti per parlare. Phantasian. C'è, la pagina 572. Dopo voglio vedere anche cosa dice questo libro. Però dopo perché non vorrei essere influenzato da nulla, diciamo. Eccolo, Phantasian. Non è quello. Non è quello, è un altro gioco. È un gioco del 1985. Molto bene. No, direi di no. Phantasian non penso ci sia allora. No, Phantasian e poi Fantasy Life. Che tra l'altro è molto carino Fantasy Life. Comunque, niente Phantasian qui. Mi dispiace. In realtà mi dispiace davvero. Avrei preferito ci fosse stato. Lascio lì il libro così rimane sullo sfondo, anche se in maniera piuttosto disordinata.
Allora, vediamo prima questo documento che potrei anche mostrarlo, ma va bene. Allora, quello che volevo dire è questo. Come ho già anticipato, insomma, il gioco sotto molti aspetti mi è piaciuto e l'ho ritenuto molto valido. E alcuni di questi aspetti purtroppo sono quelli di cui c'è. Che tengo poco in conto, o meglio, tengo in conto ma forniscono il simpatico bel contorno a quello che deve essere il nucleo fatto bene del gioco. E, ad esempio, esteticamente l'ho trovato molto curato. E i diorami che costituiscono gli scenari sono sempre belli praticamente. E alcuni sono molto particolari, questo mi è piaciuto perché non sono troppo scontati, troppo banali. E in generale, appunto, le ambientazioni sono belle e pensare che siano state fatte in quel modo è ancora più suggestivo, diciamo. E tra l'altro era una delle feature grazie alle quali sono venuto a conoscenza del gioco, quindi diciamo che mi ha venduto il gioco. Visivamente allo stesso modo anche i personaggi mi sono piaciuti, ma come concept design e anche nel mondo di gioco. Gli artwork li ho trovati un po' generici forse, e a parte un paio. Però vabbè, questa è una stupidaggine, non dà troppo fastidio. Comunque, diciamo che di base, appunto visivamente mi è piaciuto. Io ho giocato su TV e tramite iPhone XR e devo dire che ho trovato un po' di stacco fra gli sfondi e i personaggi, un po' come succedeva nei Final Fantasy per PS1, soprattutto nelle versioni rimasterizzate. Ho trovato molto, non molto, un po' di stacco fra i scenari in cui si muovevano i personaggi e i personaggi. Però, quando guardavo, diciamo, sul telefono, questo stacco non c'era, quindi era sicuramente una difficoltà, diciamo, data dal fatto che lo stessi giocando, insomma, sulla televisione. E cosa che però, dall'altro verso invece, ovvero quello dei controlli, era molto conveniente, nel senso che il touchscreen, ovviamente utilizzabile perché altrimenti la gente su iPhone non avrebbe, o su iPad, su cui mi dicono fosse stato pensato inizialmente, cioè soprattutto su iPhone non è molto comodo a comandare secondo me, e l'ho trovato veramente molto molto più comodo su TV col controller. E quindi va bene, su questo alla fine io ne ho fruito bene perché ne ho fruito in televisione e col controller, quindi ho avuto un po' di stacco fra gli sfondi dei personaggi, ma non è stato fastidioso per me. Non, cioè, direi non troppo, ma in realtà per niente. Non è stato per niente fastidioso. È stato solo, cioè, l'ho notato. Non mi ha dato fastidio, ma l'ho notato, ok? E invece, la cosa dei controlli, sono stato fortunato, ma ho notato negativamente il fatto che su telefono per me fosse un po' scomodo, ecco. Comunque, poi ci torniamo dopo sull'argomento più generale, piattaforma di riferimento, perché il problema non è l'iPhone in sé, quanto la portabilità del gioco. Comunque, vediamo dopo. E vabbè, musicalmente, questa traccia sotto, che è una delle due, credo, tracce che non ho sentito, credo sempre, perché è durante una fase post-boss finale. Sono bellissime, cioè questa canzone quando l'ho sentita non in game mi è piaciuta tantissimo e in generale le canzoni sono bellissime, cioè veramente direi che forse troppo rispetto a quello che è il gioco, cioè direi purtroppo il risultato finale che è Phantasian non si merita questa musica perché è veramente bellissima per me. A volte alcune tracce vengono ripetute un po' troppo spesso, magari ad esempio quella dei combattimenti è fin troppo, come posso dire, per me, secondo me certe tracce devono essere molto standard e non troppo, come posso dire, saporite,
perché se le senti troppo spesso alla lunga stuccano. E la traccia dei combattimenti, ad esempio, a lungo andare era un po' stucchevole, cioè ripetitiva, però se la senti come canzone a sé stante, secondo me è molto bella. E poi, dal punto di vista della trama, che in un JRPG è importante assolutamente. E, diciamo, dal punto di vista del racconto, la trama è interessante, è stata interessante per me, e in realtà abbastanza classica per i JRPG, ma godibile, con le sue peculiarità, la cosa dell'ordine del caos, come si alternano e, come posso dire, ribaltano, diciamo, i ruoli. E anche se i filmati sono stati fatti in quel modo, i filmati, soprattutto quelli dei flashback, io li ho apprezzati. Personalmente, per gusto personale, li ho ritenuti dei bei filmati. Le illustrazioni sono spesso molto belle, erano spesso molto belle. E mancano un po', magari, le vere cutscene. Ci sono, ne sono poche, e forse non avrei usato così tanto i slideshow, diciamo, di artwork. Però, madonna, vorrei parlare più in italiano, ok. Però alla fine, cioè, secondo me erano bei filmati. Non lo riterrei un malus per me, però forse potrebbe esserlo per alcuni. Quindi, la trama era ok, l'intreccio non tanto, forse perché, cioè, quello che succede è classico dei JRPG e non peggiore. Come viene raccontato, secondo me, è un po' meno. Cioè, è un po' meno ok. Perché il gioco, soprattutto, subisce un sacco di rallentamenti e ha questa struttura molto ripetitiva. Che è ripetitiva di per sé, ma viene pure ripetuta. Ovvero di avere l'idea del andiamo dal punto A al punto B, però in mezzo fermiamoci nei punti C, D e F, G per potenziarci, fare questo, fare quello. E succede, credo, almeno 2 volte. Ovvero entrambe le volte, la prima in cui viene sbloccata l'artefatto divino e la seconda quella in cui viene potenziato, che è necessario, però, nel senso necessario, è normale che sia così per come è strutturato proprio l'idea di artefatto divino, di equipaggiamento e di potenziamento e progressione dei personaggi, però non credo che sia la più stimolante delle progressioni. Forse avrei preferito fosse stata fatta in qualche altro modo, non saprei come, non era compito mio ovviamente. Non so, magari l'artefatto divino veniva potenziato con una quest più lunga, ma una sola, non saprei. Perché una volta avere questa struttura va bene, ripeterla dopo un po' rompe. Poi il party, sempre per quanto riguarda, diciamo, come vengono raccontate le cose, il party è carino, è un bel gruppo, i personaggi sono carini pure. Qualcuno è interessante proprio. Cosa che sono anche gli NPC, i nemici. Intanto sento l'audio, la musica dalle cuffie. Ho messo questa canzone a ripetizione perché mi piace davvero tanto. Spero non stufi e spero non sia troppo forte. La categoria, non so, forse è sbagliato perché ho messo Fantasia, dovrei mettere 4 chiacchiere o talk show e podcast, perché in realtà non chiacchiererò, cioè parlerò solo di questa cosa e poi chiuderò live e la esporterò in video direttamente così se non ho errori. Tra l'altro molto presuntuoso da parte mia mettere la musica sotto, perché se faccio errori poi succede un macello, quindi ho presupposto di non fare errori, vabbè. Allora, dicevo, il party è interessante, i personaggi, il party è carino, i personaggi nostri sono alcuni anche interessanti, gli NPC anche, i nemici anche, hanno delle motivazioni che tutto sommato, cioè, sono assurde. Però, nel contesto del mondo, ci possono stare. E questa cosa, secondo me, era legata a doppio filo proprio alla progressione della trama. Quindi, quella cosa del potenziare i personaggi nei vari, anzi, a metà dei vari step di trama,
cioè, ovvero fra uno step di trama e l'altro, e quindi fare forza su questi personaggi, però secondo me dal punto di vista strutturale il gioco ne ha sofferto. E appunto, nonostante tutti questi aspetti positivi, è proprio la struttura che rovina un po' l'esperienza di Phantasian. E come dicevo prima, come ogni gioco, Phantasian è un sistema di sistemi, no? Però la loro combinazione rende la progressione del gioco zoppicante, e è una cosa che non viene detta, cioè nel senso, ora di Phantasian non si parla in generale, se ne parla molto poco, peccato perché è un gioco di Sakaguchi e c'è Uematsu. Si parla molto di più di Lost Odyssey, forse giustamente non so, non ci ho giocato, si parla molto di più di Blue Dragon, lì anche perché c'era Toriyama. Ai tempi in realtà credo si parlasse di più di Della Story, piuttosto che di Phantasian adesso, però vabbè, lì era su Wii e faceva parte del canto del Cigno dei Winds, Xenoblade e Pandora's Tower, quindi ci sono vari motivi per cui si parla più degli altri giochi di Mistwalker, il team di Sakaguchi attuale. E che di Phantasian, però quando si parla di Phantasian, secondo me non si tende tanto a sottolineare questa cosa. Infatti, scusate, però devo riprendere il discorso, visto che ce l'ho scritto. Dicevo, il gioco è per iPhone, e un ritmo così lento, per un gioco per iPhone. Secondo me è distruttivo perché lo è sia dal punto di vista della trama che da quello del gameplay. Quindi proprio ti ritrovi, nonostante hai una trama molto lenta, se ti ritrovi con un gameplay stimolante, veloce, non dico con il premio scontato e un gameplay loop rapidissimo che ti soddisfa istantaneamente in modo da tenerti attaccato, però un po' più veloce, semplicemente un po' più veloce, cioè con meno macchinosità, visto anche appunto i sistemi che mette in piedi il gioco, un tipo di progressione più veloce era possibile, secondo me. E invece hanno deciso di farla così. E questa cosa è, soprattutto per un gioco portatile, è veramente affossante. Allora, il combattimento è una variazione dei combattimenti a turni come c'è sempre stata, nel senso che sono 30 anni che esistono, 35 anni che esistono i JRPG, 40 facciamo, e almeno metà della loro vita, ma anche di più, è stata passata a cercare di svecchiare il sistema di combattimento a turni. E prima che arrivassero le vere componenti action, è stato fatto con degli stratagemmi, no? Tipo la TB, diciamo, o il press turn di Shin Megami Tensei e Persona. Quindi anche questo Phantasian ha il suo modo per variare il classico tema dei combattimenti a turni. Ma richiedendo una certa precisione, visto che appunto vanno mirati i nemici per essere colpiti intelligentemente, nonostante questa cosa sia pure interessante nelle prime battaglie e magari anche nelle boss fight in cui i boss evocano i sottoposti, avere un gioco grindoso, in cui c'è da livellare tanto perché sennò non superi certi punti, perché sono dei muri che sono praticamente un level check, cioè se non superi quel livello è molto difficile che tu possa superarli. Veramente non ti permette di livellare in maniera agevole, cioè devi metterti lì, pensare, e nonostante io fosse, cioè sia una persona a cui a volte piace anche grindare, farlo in maniera così attiva, cioè senza poter nemmeno distrarmi troppo perché il gioco vuole che io sia sempre attento, cioè è fin troppo lungo, anche perché i combattimenti appunto sono lunghi a causa di questa cosa. Quindi alla fine arrivi stanco, diciamo, cioè ma proprio non stanco, affaticato, in realtà sì, ma anche stanco dei combattimenti, cioè non ne posso più dei combattimenti. Ma incontri casuali possono essere disattivati, giusto? Esatto. E lì la disattivazione di incontri casuali è obbligatoria ormai, cioè nel senso, se un gioco prevede gli incontri casuali, devono essere resi disattivabili. Solo che in questo caso non sono disattivabili, ma gli incontri e i mostri non sono evitabili, quindi ti ritrovavi
mi ritrovavo con decine e decine, 30, 40, poi 50 mostri da uccidere in un combattimento solo. Più veloce, ovviamente, di fare i combattimenti divisi. Ma alla fine, un po', come posso dire, inutile. Cioè, è stato inutile avere uno stratagemma per evitare incontri casuali, visto che tanto gli incontri dovevo farli. È vero, a un certo punto posso, come posso dire, cancellare anche gli incontri con decine di mostri insieme, perché funzionava. Tanto avete, cioè, se state guardando il video perché avete visto la serie, però. Avevi un contenitore in cui buttare i mostri degli incontri casuali e poi, quando questo contenitore si riempiva, li sfidavi tutti insieme. C'era un modo, verso due terzi di gioco, per cancellare, svuotare il contenitore, pagando. Che è ok, solo che era in un luogo, non era. In un luogo preciso, non potevi portartelo dietro il modo per svuotare questo serbatoio di mostri. Quindi tu ti teletrasportavi nel luogo per svuotarlo. Ti riteletrasportavi nel punto in cui eri, magari eri livellato giusto, quindi dici non faccio incontri, vado avanti. Ma dopo dovevi rifare la strada, perché magari non è detto, però poteva succedere che non ti ritrovavi nel punto in cui, da cui eri partito, ma nel punto iniziale dell'area. E quindi riaccumulavi mostri, magari non tutti, non 50, magari 30, però era comunque una progressione rallentata da questa cosa. E, come dicevo, la difficoltà del gioco, oltre a stare in questo, ma è proprio nel livello, cioè nel senso che sono combattimenti difficili, sono mostri forti. E appunto sei costretto a farli. E passi veramente tanto tempo in un singolo incontro casuale. E a me almeno è successo di doverli, come posso dire, forzatamente ripetere, perché mi trovavo a fare questi incontri per livellare, andavo dal boss, sopra livello consigliato, succedeva qualcosa, perdevo e dovevo rifarlo da capo. So che è come posso dire, una normale gestione di un gioco difficile. Però non so, ho trovato questo. Cioè, la difficoltà è più che altro appunto un muro di statistica. Più del resto. I boss hanno delle gimmick. Le gimmick sono interessanti. Spesso. E ovviamente capirla è l'unico modo per batterlo. Ma a volte non basta. Cioè, nonostante uno capisca la gimmick. O sappia in anticipo quali mosse fa il boss perché fa le stesse a ripetizione. A volte sono troppo forti per le statistiche che hai. E personalmente non lo trovo stimolante. Soprattutto se per livellare devo veramente penare tanto. Cioè, se livellare non è un procedimento di ok, ora mi rilasso, no, ho un po' di tempo. Gioco a Phantasian, livello. E poi alla fine di questa sessione di leveling vado a battere il boss oppure spengo e poi la prossima volta batto il boss. Non ha questa alternanza di densità e rarefazione, diciamo, che dovrebbe richiedere anche secondo me un gioco del genere. Cioè, è sempre tutto molto teso, molto difficile, molto denso se vogliamo, ma anche molto lento, cioè proprio come muoversi nel fango, in quel senso è denso. Poi, purtroppo in realtà è l'unica cosa di cui mi viene di parlare tanto. E Lino, ciao, come va? È l'unica cosa di cui mi viene di parlare tanto perché il resto mi è piaciuto. Ad esempio, appunto, anche i menu, nonostante la personalizzazione dei personaggi sia abbastanza scarsa, comunque c'è. I menu sono semplici, sono intuitivi, si capisce tutto. E addirittura la mappa, la consultazione della mappa e anche dell'elenco delle missioni è molto agevole. E quindi mi dispiace proprio che il ritmo di gioco sia così affossato dalla
non è solo dalla difficoltà, ma è proprio dagli ostacoli che gli autori ti mettono. Ad esempio, c'è cioè un certo punto del gioco in cui viene disattivata la meccanica È emblematico secondo me questo punto del gioco, perché il party si divide e viene disattivata la meccanica del serbatoio di mostri. Quindi incontri casuali li devi fare. In genere da incontri casuali puoi fuggire se sei a un livello più alto, non lo so, c'è un modo, cioè non un modo, però c'è un motivo per cui puoi fuggire o non fuggire. Ma spesso mi ritrovavo a poter fuggire da incontri casuali quando li facevo. Tanto che quando il serbatoio di mostri stava alla fine, quindi era quasi pieno, lo disattivavo, non sfidavo i mostri nel serbatoio, ma incontravo i mostri negli incontri casuali e facevo fuga per allungare, diciamo, il tempo come posso dire, di gioco senza andarlo a svuotare. Ecco, in questa fase invece in cui il party si divide e non ho la possibilità di mettere i mostri nel mio serbatoio, gli incontri casuali avvengono, ma sono obbligatori, non posso fare fuga. E altro che il fango, cioè camminavo nel cemento. Il gioco era, in quel momento, consisteva nel fare un puzzle fra dimensioni alternative, diciamo, fra mondi separati, in cui un oggetto veniva mandato da un mondo all'altro e creava un ponte fra due aree di questo mondo, e nella seconda area trovavi un oggetto, diciamo, che creava un ponte in un'area di un terzo mondo, e in questo terzo mondo superavi quel ponte e trovavi un oggetto che creava un ponte in un'area del primo, e così via. Quindi tu avevi una progressione non in parallelo, quindi in realtà in serie, però che simulava una progressione in parallelo. Era un puzzle abbastanza interessante, ma era rallentatissimo dagli incontri casuali. E sarebbe stato un puzzle divertente, interessante da, boh, mezz'ora? Tre quarti d'ora? Sarà durato una live intera, sarà durato 3 ore, non lo so, non me lo ricordo. La mia memoria è stato lunghissimo. E quindi mi è dispiaciuto perché probabilmente era una delle sessioni cioè delle parti più belle del gioco, proprio come dal punto di vista enigmistico. Però veniva rallentato da questa cosa e magari mi sfuggiva un oggetto da trovare, una roba del genere, lo dovevo cercare per tutta l'area, come è successo, ma gli incontri mi rallentavano tantissimo e mi distraevano pure, quindi voglio dire, se per fare una cosa che senza rallentamenti avrebbe impiegato, non so, un'ora, se ce ne metto tre è probabile che io debba interrompere a un certo punto e poi devo riprendere il giorno dopo potrei non ricordarmelo. So che sono tutti problemi miei di fruizione del gioco e forse non del gioco, però secondo me, per un gioco del genere, per un gioco diciamo portatile, del genere non va assolutamente bene. E niente, quindi parlando alla fine della piattaforma di riferimento, volevo dire che appunto il gioco non è per niente portatile. Il fatto che l'iPhone sia ibrido, diciamo, quindi attaccabile alla TV e collegabile a un controller, è molto comodo. Ci sta che l'abbiano sviluppato lì perché Apple gli ha dato i soldi, da quello che ho capito. E in generale, altrimenti sarebbe stato un gioco più da console fissa che da console portatile. Ma un gioco del genere da console fissa nel 2022, o 21, o 20 anche, va bene, anche nel 2015, sarebbe stato difficilmente vendibile, no? Quindi in un abbonamento tipo Apple Arcade va bene. O vendibile a prezzo pieno, voglio dire. Anche a prezzo budget sarebbe stato ok. Come fosse un IM Setsuna, diciamo, no? E quindi mi dispiace del fatto che comunque alla fine sia stato un gioco relegato all'Apple Arcade, che non so quanti utenti abbia, ma se ne parla davvero poco. Ora, magari è giocatissimo e tutto quanto, ma se ne parla davvero poco, sia dell'Apple Arcade che di Phantasian. Non viene mai considerato l'Apple Arcade. Io l'ho trovato un bel servizio, ben funzionante, su una piattaforma che funziona bene, costosa, ok, però da iPhone non ho avuto praticamente problemi. C'erano tanti giochi, sconosciuti, per me in realtà è un pro, e c'era qualche gioco famoso, però, se io inizio a giocare pensando che quello è un gioco portatile, inizio a giocare con l'idea sbagliata. E quindi niente, per sommi capi,
come ho scritto alla fine di questo messaggio che ho inviato ai miei amici, dicevo: artisticamente e narrativamente ad altissimi livelli, strutturalmente semplice ma artificiosamente lento. La difficoltà generale contribuisce a rinvigorire il senso di frustrazione. Sono d'accordo con quello che ho scritto qualche settimana fa. E come pro comparto artistico, storia, personaggi, struttura dei menu e i vari sistemi presi singolarmente, come il combat system e il dungeon. E come punti negativi, la combinazione dei sistemi offre un'esperienza lenta e spesso frustrante. La difficoltà generale è molto alta, non infattibile, e anche questo aumenta la frustrazione, come dicevo prima. La piattaforma di riferimento, sommando tutto ciò, è sbagliata. Un gioco così lento in praticamente tutto e con controlli migliori su joypad, forse non sarebbe dovuto uscire su iPhone. E, anche se appunto quest'ultimo punto in realtà non è proprio così. Più che non sarebbe dovuto uscire su iPhone, cioè, è ok per una console ibrida, se fosse stata solo portatile sarebbe stato un macello. E niente, quindi detto ciò, è stato questo il motivo, questi sono stati i motivi per cui, nonostante potessi rinnovare l'abbonamento per un altro mese, ho detto non lo faccio, cioè adesso sono troppo frustrato, troppo annoiato da Phantasian, non voglio più giocare a un JRPG, non voglio più giocare adesso. E ovviamente non è vero, però per capirci è stato veramente super, super lento. Peccato perché aveva tantissime cose belle, la prima parte è tutta molto semplice forse, però molto carina, scorre bene. La seconda parte sarebbe stata ancora più bella, ma purtroppo scorre veramente lentamente. E questo è quanto. Sono d'accordo con quello che ho scritto. Sì, bravo me del passato. Bravo me del passato perché ha scritto una cosa vera. Scusami se ho guardato poco la chat, ma volevo iniziare e finire il discorso così, senza domande e risposte, ecco. Che poi non penso ce ne siano, eh. mi andava di parlarne così. E poi lo esporterò come video. Penso che possa andare bene anche senza editing. Credo di non essermi impappinato troppo. Cioè, un po' sì, ma va bene. Cioè, è la prima volta che faccio una cosa del genere. E vai, rispondi. No, chiedi. E voto finale 24 su 100. Vabbè, no, non, voto finale non 24 su 100. Ma non saprei che voto. Cioè, non voglio dare un voto. In realtà saprei più o meno. Però un range da. In realtà alto, perché il problema è uno, ma è molto grosso. E quindi, cioè, non. Non dico che abbatte metà voto, però almeno un quarto, dai. Gli darai 7? 7 meno? Non lo so, una roba del genere. Fra 65 e 75, dai, facciamo così.